A voi piace la cioccolata calda? A me moltissimo. Ma non la bevete perché è troppo calorica? Oggi vi faccio vedere come la cioccolata calda, fatta come si deve, è invece un alleato favoloso per la vostra alimentazione. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition e Lifestyle Coach. Oggi mi sa che attiro l'attenzione dei golosi che vorrebbero una scusa per ingozzarsi di cioccolata. Oggi vi faccio vedere come la preparo io, la cioccolata calda. Voi pensate che non ve la debba consigliare? In realtà la cioccolata calda è un toccasana dal punto di vista alimentare ed energetico, purché non se ne esageri e soprattutto se la si faccia nel modo corretto. Infatti si tende a confondere troppo spesso la cioccolata in tavoletta con i preparati che sono già pronti per fare la cioccolata calda e poi con il cacao amaro vero e proprio. Volevo precisare che questo non è un video sul cacao, che sicuramente farò in futuro, ma solo su questa deliziosa bevanda, cioè la cioccolata calda, che in inverno è una cosa favolosa. Per fare la cioccolata calda fatta bene, nutrizionalmente densa, dobbiamo usare solamente due ingredienti di base: il cacao amaro non zuccherato e del latte intero. Poi per dolcificare potete usare o dello xilitolo o della stevia, soprattutto se amate se non lo amate amaro. Con la stevia poi farò anche un video più avanti nel futuro. E poi se volete addensarla più velocemente, perché se siete pigri, potete aggiungere un po' di amido di mais. Adesso vi illustro alcuni dati, vi illustro le calorie, le vitamine, sali minerali, eccetera, e vi faccio vedere sia per i 100 grammi canonici, ma poi anche andiamo sul reale, per cui il contenuto di una tazza piena, come la faccio io, come piace a me, di circa 250 grammi di cioccolata calda. E la facciamo insieme poi, facciamo la ricetta insieme. Poi alla fine volevo fare, oltre alla ricetta, anche una comparazione con i cosiddetti preparati che sono già pronti, per farvi vedere come contengano solo delle schifezze e fatte in casa col cacao e il latte ha solo dei vantaggi. Comunque, come dicevo prima, ve la faccio vedere anche alla fine di questo video come la preparo io. Naturalmente, dopo avervi raccontato la rava e la fava, quello che voi trovate noioso ma io no, che sono i quantitativi di nutrienti e i benefici che vi apporta. Lo so, sono dispettoso, dai. Allora, 100 grammi di cacao amaro contengono circa 311 kcal, quasi 19 grammi di proteine e quasi 22 grammi di grassi. In più ci sono anche circa 10 grammi e mezzo di carboidrati. Ora vi faccio anche vedere i dati relativi ai sali minerali e alle vitamine. Come vedete, in particolare il rame è presente in quantità favolosamente alte, così come pure la quantità di vitamina B1, la vitamina B3 e la vitamina B9. Quindi abbiamo un buon apporto di vitamine del gruppo B. Ma logicamente noi in una tazza di cioccolata calda non ci mettiamo 100 g di cacao amaro, a meno che non viene beviate a litri e a canna, tipo come se foste a un pub ad ammazzarvi di ciupito di cioccolata. So che ciò non è possibile, ma se ciò fosse possibile, mia moglie sarebbe la prima a ubriacarsi di ciupiti di cioccolato. E spero che non mi senta. In ogni caso, come dicevo prima, guardiamo una bella e abbondante tazza di cioccolata calda come piace a me: 250 ml di latte e circa 45 g di cacao non zuccherato a persona. Poi, come dicevo, dolcificatela come volete e se volete addensarla, per fare prima, aggiungete circa 10 g di amido di mais, che sono più che sufficienti. Come vedete, dal punto di vista dei sali minerali abbiamo una fonte enorme di iodio e di rame. In più, grazie anche al latte, una buona percentuale di fosforo e magnesio, e che sono presenti in quantità ragguardevoli, così come lo sono il calcio e il potassio. Se ci pensate, siete già a un buon punto per raggiungere le raccomandazioni giornaliere di questi elementi. Passiamo invece alle vitamine. Grazie al latte avete una fonte eccelsa di vitamina B12 e anche un po' di vitamina C, così come tutte le vitamine del gruppo B saranno presenti in ottime quantità grazie al connubio latte cacao amaro. Ma il cacao è anche un importantissimo alleato per la presenza di antiossidanti che aiutano a prevenire le malattie del sistema cardiocircolatorio e sono vasoprotettive. Ma non parleremo in questo video del cacao specificamente, per cui volevo semplicemente dirvi che una tazza di cioccolata calda non fa altro che bene se la sapete bere senza esagerazione. Giusto per rompermi ancora un po' le scatole prima di preparare la cioccolata insieme, volevo molto velocemente farvi vedere un'etichetta di un prodotto commercialmente molto noto, solo per mostrarvi che questi prodotti non sono cioccolata calda, sono solo cose dannose per il vostro organismo. Fatevelo in casa, è molto più semplice, molto più veloce, molto più nutriente e gustoso. Guardate per esempio questa etichetta. Al di là che io non conosco assolutamente nessuno al mondo che si faccia solo 136 grammi di cioccolata calda e poi con latte parzialmente scremato, ma comunque guardate quanto zucchero c'è. Per 136 grammi sono circa 20 grammi di zucchero aggiunto, che se lo utilizzassimo per fare la nostra tazza di 250 ml, come dicevo prima, sono circa 36 grammi di zucchero. Praticamente sono 9 bustine di zucchero. Sono sicuro che nessuno di voi metterebbe 9 bustine di zucchero nella propria cioccolata calda.
Sapete quanto zucchero avevamo nella cioccolata di prima fatta in casa? Solamente 11 grammi, prevalentemente quelli provenienti dal latte intero. Un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima è che questa tazza di 250 grammi di cioccolata calda fatta in casa, con questa ingerite anche 5 grammi e mezzo di fibra alimentare. E non è niente male, vero? Aiutate la vostra flora batterica a purificare e a tenervi in salute, mantenendo il vostro sistema immunitario in perfetta salute. Bene, ora prepariamo assieme la cioccolata calda. In un pentolino scaldo circa 250 ml di latte a persona. Tutto il processo sarà fatto a una fiamma medio-bassa per evitare di bruciare gli ingredienti. Poi, quando il latte è abbastanza tiepido, aggiungo 45 g di cacao amaro, sempre a persona, e poi con una frusta malgrabiamo per bene. A questo punto aggiungo la mia bustina di stevia. A proposito di stevia, volevo aggiungere che successivamente, come dicevo prima, ci sarà anche un video dedicato alla stevia e a questo favoloso dolcificante. Comunque, continuate a mescolare con la frusta affinché incorporiate il tutto. Come vi accennavo prima, se siete pigri potete aggiungere anche 10 g di amido di mais per ogni tazza che preparate. Addenserete il composto più velocemente, però siete proprio pigri. Continuate a girare fino a quando non aveste raggiunto la densità desiderata. Questo è il risultato che piace di più a me, ma voi potreste preferirlo leggermente più liquida o leggermente più densa. Fate voi. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Io sto lavorando per riuscire a pubblicare almeno 2 video a settimana, così non sentirete la mia mancanza per troppo tempo. Vi manco, vero? Dite la verità. Da poco tempo tutti i miei video sono anche pubblicati sotto formato di podcast, per cui solo in formato audio, nel caso in cui non abbiate tempo di stare a guardare i video, ma volete solo ascoltarli. Con la mia voce soave e col tipico leggerissimo accento calabro irlandese italiano. Potete trovare sia su iTunes che su Spotify che su Spreaker. E basta che nella ricerca digitate semplicemente Pasquale Riganello. Mi troverete subito. Vi ricordo che sono presente su tutti i social network come Facebook e Instagram e da poco tempo anche su Twitter e poi su YouTube, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete curiosi anche su cosa io faccia, potete visitare anche il mio sito internet www.healthmefood.com. E vi lascio andare per oggi, spero di non avervi annoiato e mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo la prossima volta. Ciao!